non siamo a botta calda, siamo a botta caldissima. È un Garelli accaldatino, sudatissimo. Io non so come abbia fatto tu a tenere questa giacca fino alla fine di questa gara 4. Cuore immenso. Sembrava che potessimo avermi stradata bene. Poi sembravo obiettivamente persa. Cosa abbiamo tirato fuori negli ultimi 5 minuti? Difesa. Difesa molto bene. Abbiamo subito solo canestri difficili. Due canestri difficili di Caroldi, che è bravissimo nel esitare a ripartire, però non abbiamo concesso più la palla dentro, non abbiamo concesso un solo tiro facile uscita dai blocchi, siamo riusciti anche a ripartire in contropiede bene, e poi anche un pizzico di fortuna che non guasta. Qual è personalmente, tenendo conto che dobbiamo ancora andare a Montecatini, però la gioia di aver ottenuto questo risultato con, posso dirlo, la tua Forlì? No, la gioia è molto grande, però manca ancora, c'è l'ultima curva e c'è l'ultimo rettilineo. Ultimo rettilineo? Siamo distrutti, disintegrati, vediamo se riusciamo a recuperare Ferri, perché ha fatto una brutta distorsione, voleva giocare, gli ultimi, ha chiesto di giocare 2 minuti, ma il fisioterapista mi ha detto di no assolutamente, che per poi avremmo rischiato di perderlo o per la gara 5 o per sabato. Abbiamo voluto rischiare di tenerlo giù, abbiamo avuto tantissimo da Bonaccini, da Maggio, da tutti, quindi devo dire veramente un bravo, la squadra stasera ha dimostrato di essere una squadra con S maiuscola. Vanno a gara 5 Bergamo e Udine, c'è qualcuno che preferisci? No, sono tutte e due fortissime e sarà durissima, difficilissima. Adesso quando arrivi lì non c'è proprio assolutamente possibilità di trovare una squadra che non sia pronta, che non sia forte, che non sia tutto. Però ci vogliamo andare per giocarci le nostre carte. Fuori anche a Montecatini! Fuori anche a Montecatini! Ci sono le tempere! Combattere!